Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Quando non soffia nessun vento, perfino la banderuola ha carattere. Stanisław Zierlek, scrittore polacco, esprimeva così il suo proverbio. Quando non soffia nessun vento, perfino la banderuola ha carattere. Da noi dicono che quando va bene tutti sanno guidare, ma il significato è sempre quello. È quando il mare è in tempesta che si scopre il vero marinaio. O direi addirittura che si forma il vero marinaio. Perché tante volte possiamo prendere una patente nautica a scuola e ci possono insegnare come destreggiarci nei venti, nelle onde, ma non basta sapere in teoria queste cose. Abbiamo bisogno di essere in mezzo al mare per imparare come effettivamente si affronta il mare. E quando il mare è tranquillo, tutti sanno guidare, ma quando ci sono difficoltà, quando le onde si fanno forti e quando il vento è violento, e casomai piove, casomai è freddo, ebbene, è lì che viene fuori il vero marinaio, se c'è. E se non c'è, cresce. Anche quello che solo sapeva le cose in teoria, attraverso le difficoltà, impara ad affrontare le difficoltà, perché non ha alternativa. L'alternativa è morire. E non è il caso di morire negati in mezzo al mare essendo marinaio. È meglio lottare con questo mare, affrontare le situazioni, affrontare le onde e mettere in pratica quelle cose che si erano imparate a scuola. Mettere in pratica quelle cose che si sanno ma che non abbiamo mai avuto occasione di mettere in pratica. Ebbene, anche nella vita avvengono tempeste a volte che sono più forti e più grandi di noi e a volte diciamo ma non è possibile affrontare queste situazioni. Ma riflettiamoci, andiamo a vedere e prendiamo fuori dalla Bibbia quegli insegnamenti che ci sono stati dati fin da bambino. Quando pensiamo a quelle parole di Gesù che dice ma piuttosto poggi l'altra guancia. È una cosa che tutti noi abbiamo sentito, ma quante volte è successo nella nostra vita? E anziché poggere l'altra guancia abbiamo noi stessi voluto farci giustizia e quindi addirittura siamo stati noi quelli che hanno alla fin dei conti poi per farci giustizia abbiamo commesso noi stessi un'ingiustizia. Il Signore ci perdoni, ma impariamo nei venti e nelle tempeste della vita a mettere in pratica la parola di Dio. Impariamo attraverso l'esperienza che porgere l'altra guancia è molto più utile che rispondere con un altro calcio. È molto più importante vincere il male col bene che non lasciarci vincere dal male. Anzi, l'Apostolo Paolo diceva, ma perché piuttosto non sei tu a subire un torto, un danno? Anzi, tante volte sei proprio tu che fai torto e danno, e questo dei fratelli. Quanto è grave quando questo succede? Ma nelle tempeste della vita abbiamo bisogno di imparare a confidare nel Signore. E vincere il male col bene diventa l'arte della nostra vita, diventa il nostro modo di vivere, così che quando c'è la tempesta manteniamo la barca dritta e passiamo in mezzo agli scogli senza distruggerci. Che Dio ti benedica e ti riempia di coraggio per affrontare nel modo giusto la tempesta che vivi o che verrà. Un abbraccio da Giacomo. Puntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.